Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura. Oggi come vedete mi trovo in Egitto. Già, Egitto vi dice niente? Il nostro terzo film, Megan Drew, il film persi nel tempo, in cui finiamo nell'antico Egitto. E sono tornato qui proprio per salvare Sophie, perché non so come sia possibile, è tornata in Egitto. E guardate un po' dove si trova, sequestrata lì dentro. L'hanno arrestata e l'hanno messa dentro le segrete o dentro una qualche prigione in questo antico tempio. E sono arrivato fin qui, mi sono camuffato da egiziano, come vedete anche dai miei vestiti, per trovarla. Ma non sarà affatto semplice, perché questo posto è gigantesco. Poi c'è un caldo da morire. Ah! Vabbè, non dobbiamo perdere altro tempo e trovare un modo per entrare qui dentro. Ci sono due strade, dove prendo, cavolo? C'è la scala che fa salire e poi c'è questa galleria che invece fa scendere. Di solito nelle antiche fortezze le segrete si trovano sempre verso il basso, sottoterra. Quindi penso proprio che il carcere dove è stata arrestata Sophie si trovi proprio qui dentro. Aiuto ragazzi, mi sono cacciato sicuramente nei guai, ne sono sicuro. Ma chi me lo fa fare? Ma perché? Perché Cacciofina è stata di nuovo arrestata? Che cosa ci fa qui? Oh cavolo, no, quelle sono delle guardie. Ok. C'è mancato un pelo. Per fortuna sono solamente delle statue giganti. Ma sono gigantesche, sono delle statue di pietra. Per fortuna non si muovono, almeno per il momento. Continuiamo il percorso. E qua dove cavolo ci troviamo? C'è la lava! La lava! No, la lava no! Cavolo, è un ponte sospeso sulla lava. Se qui cado finisce male sia per me che per Sophie. O quantomeno spero che Sophie non l'abbiano già buttata nella lava. Di solito facevano questo alle spie. O magari è salva, non l'hanno buttata nella lava. Ma nei coccodrilli? Non ci pensiamo, non pensiamo al peggio. Magari è ancora viva, devo correre. E poi perché c'è quest'oro qui? Vabbè dai, prendo una monetina. Che sarà mai? Una monetina d'oro, qui ce ne sono tante. Ok, continuiamo e non ci dobbiamo distrarre. Entriamo in questo salone, vediamo un po' cosa c'è. Finalmente, finalmente era ora, che qualcuno venisse ad aiutarmi. Uno schiavo. Mi avevano detto che sarebbe venuto in un minuto, ma invece poi è passata mezz'ora e ancora nessuno. Oh cavolo, avete sentito questa voce? Sembra che ci sia qualcuno. No, sono fritto, non sono solo in questa stanza. Guardi che la sento, venga avanti. Oh no. Dove si nasconde? Dietro il muro c'è quella specie di trono e c'è una persona. Salve, buongiorno, come va? Buongiorno, va bene, ma sto sentendo troppo caldo. Ho bisogno di qualcuno che mi soffia, perché qui non c'è aria condizionata. Qui siamo in Egitto e si muore di caldo. Sophie? Senta lei, si avvicini un attimo, devo prima verificare che è tutto ok. Sophie, sono io, sono lui. Ma che cavolo ci fai qui? Perché sei seduta su quel trono? Potrebbe essere pericoloso. Aspetta. Lei è per caso un ladro? Un ladro? No, sono assolutamente un ladro. Sono lui. Ti ricordi? Mai contro te. Sono io. Lei sta parlando in italiano? Sì, parlo italiano. Anche tu stai parlando in italiano. Spia da Roma, lo sapevo. Viperiana ci aveva avvertiti tutti. Lei è una spia e sta cercando di rubare i miei tesori. No. Guardi che l'ho visto. No. Vedo la moneta che le sbuca fuori dal pantalone. Quella moneta! Ma era un piccolo un ricordino. Ecco, io di solito quando viaggio porto sempre con me un piccolo souvenir del posto dove vado. E quella moneta è un cadeau. Cioè lei ha scambiato una moneta d'oro d'Egitto per un souvenir da portare alla mamma? Ma un piccolissimo souvenir, ma guardi, la restituisco. Adesso appena ripasso di lì dove c'era la lava, la riposo e non sarà fatto. Guardia, imprigionatelo! No! Imprigione! Aspetta, Sophie, aspetta, dammi un attimo per spiegare, ti prego. Almeno dammi un secondo, non far venire le guardie qui. Un attimo, sono riuscita a intrufolarmi come una vera spia, ma non sono una spia! Dimmi tutto. Ti puoi risedere nella poltrona perché così mi metti l'ansia con questo mega cappellone. Certo, mi piace tanto stare qui seduta. Io sono venuto qui dal presente, dagli anni 2000 nell'Egitto, per salvarti. Perché appunto sei stata catturata e per sbaglio quando si è rotta la clessidra ti sei catapultata in Egitto e quindi ti voglio salvare. Ma io qui sto benissimo. Mi avevano detto che sarebbe arrivato lo schiavo che mi avrebbe dato del vento per rinfrescarmi. No. Ma invece tu sei qui e non fai
fai niente? No, e ma se non rubare? Se non rubare nel mio castello? Ma quale schiavo? Ma che stai dicendo? Ma quale schiavo? No, no, io non sono il tuo schiavo, Sofì. Io sono lui e sono qui per salvarti. Lui? Sì. Ma lui chi? Ma come lui chi? Io, ma lui, lui? Io. Ho detto a lui, nel senso lui come ragazzo? No, no, lui nel senso di io, sono io. Lui, io non conosco lui. Nessuno che si chiama lui. No, 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 Sofì, sei in grave pericolo perché qui si trova Viperiana ed è la cattiva più cattiva d'Egitto ed è super pericolosa perché lei vuole il tuo trono, non vuole che tu stai lì al posto suo, lei vorrebbe essere al tuo posto. Cosa dici? Cosa dici? Cosa sentono le mie orecchie? Viperiana è una mia carissima amica. Viperiana è una tua amica? Siamo migliori amiche. Oh, no, 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 no. Noi siamo veramente felici insieme, siamo felici di essere amiche. Andiamo a mangiare ai ristoranti egiziani, facciamo trattamenti di bellezza. No, Sofì, ma che stai scherzando? Facciamo insieme e anche alle terme. Tu non sai la verità. Viperiana ti vuole friggere, ti vuole friggere come carne allo spiego sulla lava perché non sopporta che tu le hai preso il trono per via dei tuoi poteri da fata. Secondo me sei tu quello che non sopporta che io sono qui sul trono. Io? Ma io che c'entro? Io sono venuto qui a salvarti. Secondo te ho voglia di stare vestito così e al caldo d'Egitto? Io non ti credo. Facciamo una passeggiata insieme. Ti presento la mia amica Viperiana. Vediamo cosa ne pensa lei. No, 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 guarda. Viperiana! No, 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 non chiamarla Sofì, non chiamarla. Vipi. Non chiamarla Sofì. Dove sta andando? Vipi. Ok, ragazzi, devo scappare. Amica Sofì mia. Sofì è impazzita. Mi devo nascondere. Mi devo nascondere. Devo trovare amica un posto mia. Dove nascondermi. C'è una persona strana. Te la vorrei presentare. Ok. Dove sei nascosto? Ragazzi, ehi, non mi posso far più vedere. Sofì è letteralmente uscita fuori di testa. Non è più in lei ed è pericolosa. È alleata di Viperiana, vi rendete conto? Viperiana vuole uccidere noi, le fate, i scienziati, perfidia, chiunque. Lui? Dove ti sei cacciato? La mia amica Viperiana ti sta aspettando. Si è nascosto per caso? Ehi, 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 dove sei? Guarda che ti troverò. Io sono molto carina e dolce, ma la mia amica Viperiana non lo è tanto. Io te lo dico. Dove sei finito? Ucci, 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 sento odore di ladrucci. Perché un ladro lo riconoscerei a distanza di un miglio. Guarda che se tu ti nascondi ancora, io oltre che farti conoscere Viperiana, ti faccio conoscere i coccodrilli. Ok ragazzi, è andata via, è il mio momento, devo scappare. Ma mi sembra normale, io sono venuto qui per aiutare una persona e sono finito che devono aiutare me per scappare. Ok, mi metto qui dietro, cosa c'è? Vedo c'è un gradino, mi arrampico. Prova a stare qui dietro. Devo dare un'occhiata se Sofì è di qua. Non c'è, vai, sì, sì, sì. Potrei fuggire, ma è pericoloso. Aiuto, ti prego, fai che lo spunti adesso con Viperiana, sarebbe la fine. Ah, altre monete d'oro. Prendo un altro souvenir. Ok, via, 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 via. Adesso scappiamo. Scappiamo. Sofì, ma dove si è cacciata? È andata proprio via. Oh, no, 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 no. E qua, mi nascondo dietro la statua. Oh, ok. Lui. Non parlate! I ladri non sono ammessi qui in Egitto perché i ladri non piacciono a nessuno perché si vogliono appropriare delle cose che non sono le loro. E adesso la mia amica Viperiana ti darà una bella lezione. Ragazzi, sento la sua voce ma non la vedo. Ma cavolo è? Non lo so, ma se mi arrampico qui su magari... Ok, oh no, mi sono incastrato ragazzi! Ok, sono libero. Ma che devo fare? Provo ad uscire o rimango qui? Che ho paura che sia insieme a Viperiana proprio qui davanti. Aiuto, aiuto, datemi un consiglio, perché non parlate? Va bene, ho la paura spacca, provo a scappare. Che niente, Sofì, fantastico, non c'è, non c'è. Sì, 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 sì. Boom, ti ho visto, ti ho visto, adesso ti prendo, non dire che cerchi di arrampicarti. Aiuto, aiuto, ma dov'è? È lì, mi stai seguendo. Cavolo ragazzi, guarda, devo che ti vedo. Oh, dove sto andando? Oh no, no, sono finito, sono finito. Sto per arrivare. Mi nascondo qui dietro. E se ti prendo, vedrai. Ok, ok, mi nascondo qui. Non faccio rumore e forse non mi vede. Quella carciofina di una carciofina si era nascosta. L'ho vista passare. Fatemi controllare. Ok. Oh no, 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 no. Nascondiamoci. Ho sentito come un rumore. Ragazzi, l'avventura di oggi si può concludere qui. Sofì mi sta cercando e sono nei guai. Quindi ci vediamo domani con il continuo e una nuovissima avventura. Ciao!